Ciao a tutti amici di Universo Foto e del gruppo TFS, io sono Francesco e oggi siamo qua in una location d'eccezione per presentare una camera d'eccezione, cioè la nuova Fuji XS20. Nuova Fuji XS20, erede della precedente Fuji XS10, tantissimo di cui parlare. Andremo a snocciolare a breve tutte le novità di questa nuovissima camera. Innanzitutto vi dico che sono rimasto veramente molto impressionato dalle potenzialità e dalle aggiunte che sono state fatte, e ci potremmo forse veramente trovare davanti alla vlog camera definitiva per chi cerca compattezza, leggerezza ma grandi prestazioni. Ma prima di arrivare a parlare delle caratteristiche che veramente mi hanno impressionato di più, andiamo un pochino ad esaminare molto velocemente il corpo macchina. Come abbiamo già detto, si vede l'eredità della serie XS e della XS10, un corpo molto molto compatto, estremamente leggero ma comunque ergonomico, si tiene veramente bene in mano anche semplicemente senza nessun grip per il vlog come avevamo prima, soltanto con la presa della mano, quindi il corpo piccolo non inficia troppo sulla portabilità. Cosa veramente molto importante oltre al mirino è secondo me lo schermo da ben 3 pollici, che è veramente perfetto e è necessario per una vlog camera di un certo livello, e questo ha tutte le caratteristiche che deve avere una macchina di questo tipo. Abbiamo poi le classiche ghiere e i classici pulsanti della serie XS, abbiamo la ghiera in alto per andare a selezionare le varie modalità di scatto e anche di video, modalità di cui tra l'altro parleremo fra poco. Abbiamo poi altre 2 ghiere per andare a gestire i parametri della macchina, i vari tasti per gestire ISO, bilanciamento del bianco, per gestire le simulazioni pellicola, caratteristiche di Fuji, e abbiamo poi sui lati gli ingressi per ovviamente l'immancabile microfono per andare appunto a vloggare. Abbiamo l'USB-C e il micro HDMI, che sarà molto importante, vedremo dopo per cosa. Abbiamo poi chiaramente l'uscita cuffie e, cosa molto molto importante che è una delle caratteristiche che mi ha veramente stupito, è la batteria che presenta questa macchina. Infatti è la stessa batteria che presentano le top di gamma di Fuji, quindi l'XT5, l'XH2 e l'XH2S. In una camera così compatta abbiamo la stessa batteria, e quindi questo veramente ci consente di avere un'autonomia in una macchina così che ci permette di andare semplicemente con una o due batterie al massimo a completare senza alcun problema uno shooting. Quindi questa è la prima caratteristica che mi ha veramente impressionato. Parlando poi di migliorie e innovazioni, pensate che questa macchina monta il sensore X-Trans 4 da 24 megapixel, ma soprattutto il processore, l'X-Processor 5, che è lo stesso delle macchine di fascia alta, quindi stessa batteria e soprattutto stesso processore della XT5, della XH2 e la XH2S, cosa assolutamente non da poco. Parlando del video, vediamo subito una delle nuove modalità molto interessanti che sono state introdotte, cioè la modalità vlog, selezionabile dalla ghiera superiore, e andremo a parlarvene facendola direttamente vedere utilizzando la camera in combo con il Sirui 3TR, di cui tra l'altro, se volete, vi lascio un video qua nelle schede, che è veramente il treppiede perfetto per tutte le situazioni di vlog. Vado ad accendere la camera per farvi vedere in cosa consiste la modalità vlog. Abbiamo una serie di parametri che vanno subito a facilitare l'utilizzo della camera appunto per vloggare, perché abbiamo l'eye tracking, quindi il tracking dell'occhio per quanto riguarda l'autofocus, che si attiva direttamente. Abbiamo la possibilità di gestire ovviamente la camera soprattutto con molta semplicità e con un touchscreen delle opzioni principali direttamente sul monitor della camera. Abbiamo anche la possibilità di andare a selezionare, vedete, il riconoscimento degli occhi, possiamo impostarlo sull'occhio destro, l'occhio sinistro, possiamo anche disabilitarlo, ma di default sarà automaticamente attaccato. Abbiamo anche, per chi volesse, la modalità sfondo sfocato, in cui la macchina va automaticamente a creare un bokeh maggiore, ovviamente digitale, per chi ha piacere ad utilizzare questo tipo di feature. E poi soprattutto, e devo andare a staccare la rec da questa camera per farvelo vedere, e abbiamo la possibilità, pensate, di andare a selezionare dei secondi di autoscatto per essere praticamente già pronti ad iniziare il vlog quando andremo poi a schiacciare rec.
abbiamo la possibilità di selezionare la modalità priorità prodotto, che è una nuova interessante feature che presenta questa camera, specifica per andare ad aiutare i content creator che devono mostrare un prodotto e che molto spesso avevano difficoltà di autofocus nel presentarlo e nell'avvicinarlo alla camera, in quanto la camera solitamente tende a dare priorità al volto umano, e invece attivando la modalità priorità prodotto vedete che si disattiva l'eye tracking. E in generale abbiamo veramente tante novità e soprattutto tante utilità che rendono questa macchina potenzialmente, come vi dicevo prima, la ultimate vlogging camera presente adesso sul mercato. Ma le cose interessanti non finiscono qui, ma anzi dobbiamo secondo me ancora toccare la novità più sorprendente che ho trovato in questa macchina, e cioè le capacità video di questa macchina. Pensate che possiamo registrare in H264 e soprattutto in H265 a 4K fino a 60 fps, ma anche fino a 6,2K in modalità open gate, quindi sfruttando tutto il sensore in 3/5 e non in 16:9, fino a 30 fps. E soprattutto, come vi dicevo prima, dell'uscita micro HDMI possiamo andare a sfruttare l'uscita HDMI per registrare su un supporto esterno, pensate, direttamente in RAW. Ma oltre alla risoluzione, quello che secondo me è veramente il game changer di questa camera è la possibilità, pensate, di andare a registrare in 422 a 10 bit, e avere quindi un lavoro anche di post produzione professionale per lavorare i file in color correction, dato che la camera supporta anche l'F-Log 2, quindi c'è la possibilità di andare a girare in F-Log 2 sfruttando quindi al massimo le potenzialità di gamma dinamica e anche poi di correzione di colore per ottenere delle immagini con un look veramente veramente unico e con un workflow professionale. Ma le novità non finiscono qui, perché oltre alla camera una grande novità di questo video è anche questo bellissimo obiettivo, questo gioiellino di Fuji 8mm f3.5, che in combo, come avete visto finora, con questa macchina che monta un sensore APS-C ci consente di ottenere un corrispettivo di 12mm che, abbinato poi magari anche al crop della stabilizzazione digitale, ci permette di avere comunque un'immagine molto grandangolare e perfetta per chi effettivamente fa vlog. Quindi prima di chiudere il video, ecco qua un test reale delle potenzialità di vlog di questa camera qua. Sto utilizzando per l'appunto la modalità vlog di cui vi ho parlato prima, sto registrando in H265, in F-Log 2, in 422 a 10 bit. Vedete anche come funziona la stabilizzazione fino a 7 stop e anche soprattutto l'autofocus con l'eye tracking, che si attiva automaticamente come abbiamo visto con la modalità vlog. Quindi una macchina che veramente mi ha stupito tantissimo, ricapitolando, per quanto riguarda soprattutto la batteria, per quanto riguarda le nuove modalità aggiunte che la rendono veramente perfetta per i content creator, ma soprattutto per le capacità e per le specifiche video che ha, che secondo me per una camera di questo tipo e di questa fascia la rendono veramente veramente unica nel suo genere. Fateci sapere cosa pensate di questa camera e anche di questo obiettivo lasciando un commento qua sotto. Io vi saluto e vi aspetto a un prossimo video.